tutti insieme. Lode e gloria a te, Signore. Lode e gloria a te, Signore. Lode e gloria a te, mio Dio. Mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Lode e gloria a te, Signore. Lode e gloria a te, Signore. Lode e gloria a te, mio Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano. E là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia, ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo. Mangiamo, facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo.
Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammassato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa, rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. Chissà se saremo capaci, saremo all'altezza di comprendere almeno un po' la grazia di quest'ora, di questa parola e di questa messa. È una grazia immensa. E io mi sento un po' piccolo nell'aiutarmi a capire, a contemplare un po' quello che il Signore ci vuole dare attraverso l'ascolto ancora una volta di questa parabola, che è una delle più belle del Vangelo, delle più profonde e delle più semplici in un certo senso, in un certo senso. E vi segnalo qualche cosa che ci può introdurre nella grazia di oggi. Intanto a me fa un po' di pena questo padre, perché è un povero padre, c'ha solo due figli, uno fugge via e l'altro, pur stando dentro, non ha capito nulla della sua situazione, dell'amore del padre. Mi veniva di pensare a tanti genitori poveretti che hanno molte sofferenze con i figli, si ricordino che Dio Padre li capisce, che lui stesso ha questo dramma di avere i figli che gli scappano di qua di là e che non capiscono nulla del suo amore. E poi, percorrendo la parabola, da cui si possono imparare tante cose, vi segnalo innanzitutto questo elemento. Nella tradizione ebraica i figli non chiedevano mai l'eredità prima che il padre morisse, perché era una cosa che si faceva all'ora della morte col testamento. Chiedere l'eredità prima voleva dire staccarsi dal padre e vivere da soli come se il padre non ci fosse, una cosa dolorosissima per il padre. Però osservate il racconto di Luca, non c'è una parola di commento a questo fatto. Il figlio più giovane va dal padre: dammi la parte di bene che mi spetta, senza considerare questa parte di bene è l'eredità del padre. È vero che la legge diceva che quando moriva andava ai figli, ma questo va prima, è come dire tu muori prima del tempo per me. Però la cosa che mi impressiona nel racconto è che il padre non batte ciglio. Cioè, se fosse stato io un altro, avrebbe detto: figlio, che stai facendo? Mica è il tempo questo, mi voglio far morire prima del tempo. Invece
il racconto dice: il padre subito divise tra loro le sostanze. Perché questo racconto così un po' innaturale? Questo simboleggia il rispetto infinito che Dio ha della nostra libertà. Quando noi andiamo fuori strada, è come se dessimo una pugnalata a Dio che vede morire i suoi figli, andare su una strada di morte. Però nonostante questo, la libertà che Lui ci ha dato ci viene conservata. La libertà che abbiamo è più grande del rischio che essa comporta. Ecco. E poi questo figlio va via. In pratica perché va via questo figlio? Va via perché entra nel suo cuore un ideale di falsa libertà. Nella casa del padre ha tutto, però anche una vita di ubbidienza, diremmo noi di regole. E lui è sofferente di questo ambiente e dentro di lui Satana accende un ideale di falsa libertà. Pensa che andando via con la sua eredità sarà felice, sarà libero, non dovrà rendere conto a nessuno, nessun padre, nessun fratello, nessuna regola. E parte. Questo è l'ideale che a volte viene nel nostro cuore quando andiamo su una via di disastri e sostituiamo l'ideale di Dio nostro Padre con un altro ideale ingannevole di felicità e di libertà. Come va a finire questa storia del figlio che va via? Malissimo. Osservate il racconto. Intanto lui se ne va via, fa una vita libertina così, se la spassa diremmo noi per un certo periodo, finisce le risorse, non ha più niente e manco a farla apposta scoppia una carestia proprio quando lui non ha più niente. È un modo di dire che la strada del male va in discesa fino a sprofondare le persone in una miseria nera. Osservate che si tratta non solo di una miseria fisica, questo comincia a provare la fame, non ha di che mangiare, ma è anche una miseria morale, perché lui che voleva una grande libertà diventa schiavo di un padrone che non è più suo padre. Peggio ancora, dove lo manda sto padrone? Pascolare i porci, che nella mentalità ebraica sono animali impuri. Anche da noi nella cultura a volte si dice, non si come un maiale, per dire una persona proprio moralmente a terra. E lui va a pascolare i porci e poi manco può mangiare le carrupe dei porci. È un modo simbolico per indicare la miseria in cui finisce sto povero figlio. Però osserva cosa succede, questa è una cosa curiosa che ci dà tanta speranza. Proprio nel profondo di questa miseria, nell'abisso proprio in cui è piombato, si accende una luce nel suo cuore, la nostalgia della casa del padre. Come mi sono ridotto! Io, che sono figlio di un grande papà, nella cui casa anche i servi più ultimi hanno pane in abbondanza, io, che sono suo figlio, muoio di fame. Che cosa ho combinato andare via da casa così? Che farò? E qui la risalita. Mi alzerò, andrò da mio padre, gli dirò che ho peccato, offeso Dio, offendendo te. E lì rinasce la speranza. Vorrei che notassi questo, che nella tua vita, forse non ci hai fatto caso, ma in certi momenti è successo qualcosa del genere, che è proprio una situazione difficile, anche per colpa tua che ti sei allontanato dalla giustizia di Dio, dalla sua volontà,
nelle situazioni difficili è nato qualcosa dentro di te o anche con l'aiuto di qualche amico che ti ha fatto ripensare alla strada del bene, la strada di Dio. Ti sei rialzato anche tu. Quello è uno dei segni della potenza e della misericordia di Dio. Prima di fargli festa a casa, questo padre che rappresenta Dio, lo sappiamo, manda lo spirito nel cuore di questo figlio e anche nel nostro, perché possiamo risalire dalla fossa verso una vita bella. Che bene. Poi questo va avanti, osservate pure il racconto, è bellissimo, dice che quando era ancora lontano il padre lo vide. Questo è bellissimo perché è vero, c'è l'Eterno Padre, appena tu, immischiato nel male, fai un passo verso di lui, alzi lo sguardo, fai una preghiera, fai un'elemosina a un povero per ricominciare, Dio Padre lo vede, commosso da questo gesto. Cosa fa lui che è vecchio? Ti viene incontro, corre verso di te, cioè ti dà nuove grazie, perché quella fiammella accesa nel tuo cuore non si spenga per le difficoltà, ma possa crescere. Ti viene incontro, ti fa la festa. Adesso non commentiamo tutti i particolari che sono significativi perché non c'è tempo, però gli fa una grande festa, lo reintegra, quasi non gli fa finire neanche le parole di pentimento, lo abbraccia, lo avvolge con un amore speciale. Osserva che anche questo capita a te qualche volta, cioè quando noi ritorniamo verso il Signore, verso il bene, spesso Dio ci avvolge con grazie nuove che non abbiamo mai sperimentato, proprio per lavarci, per consolarci, per rimetterci in piedi, cosa che non avviene di solito quando noi siamo con Lui. Avete visto il figlio maggiore? Quello sta nella casa e pensa di non avere niente. Perché? Perché non ne abbiamo bisogno. Non ne abbiamo bisogno. E quindi questa grande festa. Però adesso una domanda, forse voi non conoscete bene questa legge delle parabole e quindi non so se potete rispondere. Secondo voi la parabola di Gesù è raccontata per spiegare il figlio, il prodigo che va via e ritorna, o per spiegare l'atteggiamento del fratello maggiore? Il fratello maggiore, ecco perché il titolo che abbiamo dato in passato, la parabola del figlio al prodigo, è molto imperfetta. È più importante il fratello maggiore del fratello minore. Perché? Perché nelle parabole, gli studiosi ormai hanno accertato, il messaggio principale è alla fine. Il racconto iniziale prepara, ma il messaggio principale è alla fine. Dunque riguarda il fratello maggiore. Difatti lui racconta questa parabola per far capire agli scribi e ai farisei che lo criticavano della sua vicinanza ai peccatori, perché lui fa così. Fa così perché Dio Padre è così. C'ha un occhio speciale verso i suoi figli lontani e vuole che quelli che sono con lui condividano questa misericordia per i lontani. Questo è un po' il messaggio. Allora noi vediamo questo figlio maggiore che è sempre stato in casa, ma non è contento né che il figlio minore ritorna e men che meno che il padre gli faccia tutta questa accoglienza e questa festa. Non è proprio contento. Il racconto dice che si indignò. Questa è una parola in greco brutta che vuol dire arrabbiarsi molto. E non solo si indigna, ma non entra in casa, non vuole partecipare alla festa. E anche qui l'Eterno Padre cosa fa? Come questo papà che gli va incontro. Di per sé nella cultura ebraica questo non succedeva mai, perché
l'autorità del padre era forte, non si umiliava a fare queste cose. Ma Dio non è come questi padri, gli va incontro, lo supplica, guardate che cosa. Un padre con l'autorità che ha, supplica questo figlio di entrare e di capire che bisognava fare festa. Questo qua è testone proprio, non ascolta la supplica di suo padre, non vede il cuore affranto di questo padre che è risorto, e cosa gli risponde? Lo accusa. Accusa suo padre, peggio di quello che è andato via, perché quello che è andato via gli fa il dispiacere che va via, ma non si mette contro di lui, non lo accusa. Questo cosa gli dice? Tu che padre sei? Io ti servo da tanti anni, non ho mai trasgredito un solo comando, e tu, ingiusto, non ho mai dato neanche un capretto per fare festa con i miei amici. E ora che questo tuo figlio è tornato, che ha dilapidato tutti i tuoi beni con le prostitute, disgraziato com'è, tu gli hai fatto tutta questa grande festa. Sei un padre ingiusto. Ma guardate che cosa può succedere. Questo che stava sempre alla casa di suo padre non ha capito nulla del suo amore e lo serve esteriormente con fedeltà, ma con animo di servo, come uno che lo teme e da cui spera di avere vantaggi. A lui non gli interessa la comunione col padre, gli interessa che può mangiare, il vitello grasso, qualcuno in casa perché è il figlio del padre, eccetera, eccetera. Non ha capito nulla del cuore del padre. E questo padre, poveraccio, col cuore trafitto, cerca ancora di dirgli una parola per farlo salire da quel livello di servo a far diventarlo figlio. Figlio, vedete come lo chiama? Figlio, perché questo gli manca. Si è scordato che lui è un figlio, lo serve come un servo. Tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Questo voleva un capretto perché non ha capito la ricchezza che aveva. Aveva tutto del padre, era suo erede, era colui che l'avrebbe sostituito nella casa nel momento della morte, era il figlio maggiore che doveva anche non solo dare il buon esempio ma guidare i fratelli. Figlio, tu sei sempre con me, tutto ciò che è mio è tuo. Condividi tutto, che te ne fai di un capretto, non hai capito nulla. E poi bisognava fare festa perché questo tuo fratello, vedete come parla, mentre lui dice al tuo figlio, questo disgraziato, tu gli hai fatto questo tuo fratello, lui non capisce che è figlio e non capisce neanche che questo poveraccio è suo fratello, questo tuo fratello era morto, perché stando fuori di casa si va verso la morte ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Adesso vi faccio una domanda, secondo te, che cosa manca a questa parabola per essere completa? Manca qualche cosa, non so se te ne accorgi. Cosa manca? No, cosa manca? La risposta del fratello maggiore. Cosa ha fatto suo fratello maggiore dopo questa preghiera accorata del padre? Cosa ha fatto? È entrato o non è entrato alla festa? Si è convinto o non si è convinto? Sì. C'è nella parabola la risposta a questa domanda? No, non lo sappiamo. È un errore perché non hanno finito il racconto o c'è un messaggio? C'è un messaggio, perché questa risposta
la dobbiamo dare noi. Quando arriva il Vangelo così, viene una domanda: tu vuoi entrare alla festa o vuoi rimanere fuori? Se vuoi entrare alla festa devi abbracciare questo Padre, accoglierlo come ideale di vita, stare con Lui, primo passo. Ma poi ce n'è un altro: stando con Lui allarga il tuo cuore verso i tuoi fratelli disgraziati che hanno sbagliato, entra verso di loro con la misericordia che ha il tuo Padre. Questa è la grazia di oggi: salire dal nostro piccolo cuore, che a volte assomiglia a quello del fratello maggiore, verso il cuore del Padre, diventare misericordiosi come Lui. Diciamo insieme: Padre Santo, Padre Santo, grazie che mi hai condotto qui, grazie che mi hai condotta qui ad ascoltare la rivelazione del tuo amore, ad ascoltare la rivelazione del tuo amore. Allarga il mio cuore, allarga il mio cuore, rendile simile al tuo, rendilo simile al tuo, e non permettere che io mai mi allontani dalla tua casa, e non permettere che io mai mi allontani dalla tua casa. Così sia.